Stupia. Intanto, professor Stupia, mi aiuti. La formulazione del vaccino ai più piccoli è diversa da quello per i più grandi? I dosaggi sono diversi e questo è abbastanza intuitivo. Per il resto ricordiamoci quindi, che stiamo parlando... Quindi dose ridotta e poi credo che ci sia un richiamo dopo 3 settimane? È un richiamo più rapido. Allora, però bisogna ritornare un attimo a una nozione di biologia molecolare di base su come funzionano questi vaccini, perché altrimenti veramente noi continuiamo a parlare del nulla. È una tecnologia straordinaria che ci permette di far produrre da noi stessi la proteina verso la quale si generano poi gli anticorpi, dopodiché quello che viene inoculato, cioè l'RNA messaggero, sparisce definitivamente. Spiegare questo è già un primo passo, perché sapete perché sui bambini i genitori hanno paura? Perché hanno paura degli effetti a lungo termine. Come dire, se io sono un adulto e faccio la vaccinazione, nei fatti la mia aspettativa di vita sarà X, la possibilità che mi succeda qualcosa, cioè tra se poi mi viene anni... il cancro, se poi mi cadono i capelli da qui a 10 anni, ovviamente la risposta, diciamo, dice quello che si fa la domanda, io non ce l'ho perché il Covid lo conosciamo solo da adesso, i vaccini abbiamo fatti solo adesso, quindi magari fra 10 anni mi succedono delle cose terribili. E invece lei dice che è proprio il tipo di vaccino che ci deve far stare tranquilli? La molecola che viene in qualche modo inoculata col vaccino sparisce, ma poi tra l'altro parliamo di effetti a lungo termine se già siamo dovuti ricorrere alla terza dose? Cioè, francamente, allora il discorso è... Beh, ma uno dice, magari l'effetto buono va via subito, ma l'effetto cattivo mi fa compagnia per sempre. No, faccio io l'avvocato allora, del diavolo. Io capisco il ragionamento, il problema è che qualcuno dovrebbe dimostrare qual è la possibilità che avere un RNA messaggero che fa una cosa sola, cioè produce un pezzo della proteina del virus, perché quello fa... Perché molto, molto si è giocato sull'ipotesi che essendo un vaccino con un acido nucleico andasse a interferire con il nostro codice genetico. Sì, quello sì, è tanto stato che si è detto poi dopo i bambini avranno problemi con... la fertilità, per esempio, no? Questa è una delle fake che girano. Sì, ma ne girano così tante che adesso veramente... perché mai dovrebbe dare problemi con la fertilità? Nel senso non c'è nessun fondamento e soprattutto qua c'è un problema. Allora, se io prendo la macchina tutti i giorni per andare a lavorare, nessuno mi può dire che io non avrò mai un incidente stradale. Allora, ma quello non è un effetto collaterale del fatto che io prenda la macchina e vado a lavorare, è per l'appunto un incidente e le cose possono succedere scendendo le scale, scivolando sotto la doccia. Quindi può darsi che ti cadano i capelli, ma non lo puoi addebitare, diciamo, al vaccino, dice il professor Stupia. Senta, professor Stupia, le devo chiedere un'altra cosa però. Anche Lenzi ricordava pochi dati. È così, pochi dati, troppo pochi per poter giudicare anche su, in particolare sui bambini? Pochi dati, forse non tanto numericamente. Io sono molto d'accordo su quello che è stato detto prima, la comunicazione empatica. Il numero freddo può andar bene per chi lavora nel settore come me. Per un genitore che magari nella vita fa tutt'altro, perché è un architetto, un insegnante, qualsiasi cosa, il dato va, tra virgolette, riscaldato, va spiegato, va elaborato, vanno fatti dei paragoni. Va per esempio detto che certi rischi sono un millesimo del rischio di morire punti da un calabrone, cioè bisogna calare la percentuale dei rischi in una realtà quotidiana e quindi far capire che nei fatti il rischio zero non esiste in nessuna nostra attività, certo, ma che stiamo parlando di qualcosa che ha dei rischi. Ma neanche con nessuno dei tanti farmaci che pure prendiamo con disinvoltura. Professore, io chiedo a tutti i miei ospiti, se avete dei dubbi, approfittiamo del fatto che c'è il professor Stupia, arriva.